pausa estiva, la Formula 1 si sposta a Spa per il Gran Premio del Belgio. Ne parliamo con Alberto Antonini, capo ufficio stampa della scuderia Ferrari. Spa-Francorchamps è un circuito completamente diverso dall'ultimo sul quale si è corso in Ungheria. Quello era lento e tortuoso, questo è un circuito, come si dice, fluido ad alta velocità, un circuito più di motore, con curve veloci, relativamente poche frenate e appunto elevate velocità di punta. Noi abbiamo lavorato naturalmente prima della pausa per metterci in condizioni di fare il meglio possibile, che è comunque il nostro obiettivo per ogni Gran Premio. L'ultima gara prima della pausa ha visto in Ungheria la grande vittoria di Sebastian Vettel. Questo successo cambia le nostre aspettative? Assolutamente no. Congratulazioni ancora a Sebastian e direi a tutta la squadra per la reattività dimostrata nel weekend ungherese, ma il nostro approccio rimane lo stesso, piedi per terra e testa bassa. Sappiamo che la stagione è ancora lunga e che abbiamo una concorrenza veramente forte da battere, quindi cercheremo in ogni gara di dare il meglio affrontando gara per gara. Possiamo fare un rapido bilancio della prima parte di stagione? Possiamo dare un dato per tutti. A metà stagione, 10 gare su 19, abbiamo come scuderia più punti di quelli che avevamo raccolto in tutta la stagione 2014. Quindi questo sicuramente dimostra qualcosa, così come dimostra qualcosa il fatto che su 10 gare siamo andati per 8 volte sul podio con 2 vittorie. È certamente incoraggiante, ma non ci ferma e non chiaramente ci impedisce di pensare ancora che dobbiamo crescere, che se bisogna fare ancora tanto lavoro. A Spa la scuderia celebra il suo 900° Gran Premio. Si sta facendo la storia? È passato sicuramente tanto tempo dai primi anni 50, dalle prime gare, però una costante, oltre al fatto che la Ferrari c'è sempre stata dalla prima stagione, una costante è questa pista di Spa, questa pista bellissima che è la favorita di tanti piloti ed è anche una delle preferite da Kimi, che qui ha ottenuto la sua ultima vittoria in rosso. Credo che sia stata una coincidenza fortunata il fatto di poter celebrare questa ricorrenza proprio su una pista che a sua volta, come la Ferrari, ha fatto la storia della Formula 1. Infine, una domanda che soddisferà la curiosità di molti. Cosa accade davvero durante la pausa estiva? Si può in qualche modo lavorare allo sviluppo della vettura? No, perché la pausa estiva è proprio una pausa. Le fabbriche sono chiuse e il personale si gode un meritato riposo insieme con le famiglie, con i propri cari. È vero che la tecnologia offre tante opportunità per lavorare da casa e per contribuire a quello che potrebbe essere lo sviluppo, ma tutto quello che vedrete a Spa è stato fatto in precedenza o nei giorni immediatamente prima del Gran Premio, perché tutte le squadre, nello stesso modo tutti i tecnici, si impegnano formalmente e moralmente a non fare nessun tipo di lavoro che possa incrementare la prestazione. Quindi arriviamo con un po' carichi dalla pausa, dalle vacanze e ripartiamo da un foglio bianco.